Siamo nel cuore della settimana del Salone del Mobile. Abbiamo deciso di portare la grande mostra antologica delle opere, dei lavori, delle installazioni di Leandro Erlich, al quale dedicherei un grande applauso per scaldare un po' la... installare questa... paradossale, affascinantissima facciata che ci permette come di fare e di raggiungere l'impossibile, no? Di salire su una facciata che si specchia, che guarda all'altro palazzo, quello storico. Questo è un progetto diverso, uno dei progetti principali, un progetto site specific, è un progetto dove la produzione è dedicata al luogo che accoglie, che ospita. Sì. Diciamo che è stata una mossa piuttosto ansiogena, perché noi per la prima volta, guardate, io faccio questo lavoro ormai da più di 30 anni, ma una mostra dalle difficoltà, consentitemi di dirlo, tecniche, così elevate, non mi era mai capitato di affrontarle. Ed è stato, io penso, l'allestimento più lungo della storia di Palazzo Reale, Tommaso. Sì, sì. Cioè un mese intero di lavoro. Cioè, devo dire la verità che Iole Siena ha dimostrato un coraggio nel portare avanti, perché ha speso un sacco, aveva investito un sacco di soldi su questa cosa, e io devo dire, gli riconosco un coraggio che non è abituale. Allora abbiamo detto, no, se la facciamo dobbiamo farla come si deve, allora dobbiamo fare la più importante, la più completa mostra di Erlich del mondo. Io ho passato un pomeriggio intero, è vero Erlich? A spiegargli la storia di Palazzo Reale e i Visconti, gli Sforza, Leonardo e Giotto e tutte le cose che adesso non sto qui a ripetere, gli austriaci, i francesi, Napoleone. Che questa è una mostra, almeno il suo lavoro, cerca di, è proprio una conciliazione degli opposti, se ci pensate bene, no? Nel senso che è... le sue opere sono da una parte concettuali e dall'altra parte emozionali, è illusione, è realtà nello stesso tempo, è fantasia e nello stesso tempo concretezza, è un'analisi delle nostre capacità di percezione, quindi ci invita a riflettere su quali sono le nostre possibilità, le nostre capacità di percezione, ma contemporaneamente è anche una proposta per vedere il mondo in maniera diversa. Certamente sono importanti le opere, ma altrettanto importante è il visitatore. Quindi il visitatore partecipa, come dire, attivamente alla costruzione dell'opera d'arte. Cioè senza il visitatore l'opera d'arte non ci sarebbe nemmeno. Questa mostra non poteva che iniziare in un modo surreale, così è iniziata la cosa. Quindi oltre a vedere queste opere meravigliose mi sono divertita, cosa che non accade praticamente mai con l'arte contemporanea, non me ne vogliano. Mostra tanto che Erlich, che è matto tanto quanto me, l'altro giorno girava per la mostra urlando «Grazie Anguilla!». E effettivamente io quando vidi questa mostra a Tokyo mi sono chiesta «Ma come mai non si è mai fatta una mostra in Italia, ma nemmeno in Europa, di questo artista che richiamava tra l'altro folle straordinarie, perché al Mori Museum ha fatto record di visitatori con 650.000 visitatori, a Buenos Aires idem. Quindi mi sono chiesta come mai non si fa questa mostra di questo artista. Diciamo che oggi la risposta ce l'ho del perché non si fa una mostra di questo artista. Capito? Questa è in assoluto la mostra più difficile con cui ci siamo confrontati. Quindi io ce l'ho in casa un'opera di Erlich prima che decidessero di fare la mostra a Palazzo Reale, quindi Tommaso, che lo sapeva, ha subito pensato a me. Tra l'altro l'opera in mostra è Una nuvola, quella più piccola. E la battuta in casa mia è che ogni tanto c'è la tematica, ma non far vedere che sei in vacanza, che entrano i ladri. Io dico sempre: l'unica roba da rubare che c'è la nuvola di Erlich, ci voglio vedere a smontarla. Quindi per il resto in casa di valore non c'è pressoché niente, voglio vederli portare via la nuvola di Erlich dal secondo piano, che per portarla su è stata un'impresa. In un periodo storico, e qui parlo da curatore di un museo in Olanda, sono lì da più di 10 anni, e noto come l'attenzione delle istituzioni museali è sempre più
attenta al pubblico, sensibile alle esigenze del pubblico, si rivolge al pubblico. E sono felice di aver lavorato a questo progetto perché nel linguaggio di Leandro il pubblico è materia fondante. Se volessimo così vedere quali sono gli ingredienti ricorrenti nel lavoro di Erlich, sono lo specchio, la luce e il pubblico. Questa è una mostra ampia, sono più di 20 opere e Leandro raramente si è confrontato in un percorso così complesso. Quali sono le caratteristiche? Mi verrebbe da chiederti, Leandro, di unicità che presenta questa mostra rispetto ai tuoi progetti recenti. La mostra è stato questa esposizione è stata una grande sfida per me, per tutti, in diversi sensi, ma per me la mostra, cioè dei lavori fatti 30 anni fa e anche dei lavori fatti questi anni, no? È un percorso complesso perché immagina che questa composizione collettiva di opere non è stata prevista con un'anticipazione. Ogni lavoro è stato fatto in suo momento senza conoscere l'evoluzione. Diciamo che no, io mai ho fatto un lavoro pensando in quello che aveva fatto prima. E senza sapere qual era la continuazione. E quando uno arriva alla mostra, che abbiamo discutito tanto sopra la sua architettura, la sua progressione. Esatto, sì. E la costruzione di una narrativa propria alla mostra, io sento che ha un filo che connetta tutti i lavori, anche essendo lavori diversi, no? Lo spettatore è parte integrante di questa, quindi non è solamente un'inclusione, completa l'opera. Senza lo spettatore i lavori di Erlich non è che si presentano non sono particolarmente votati all'immagine, magari sono più votati a un racconto. Quando invece vengono usati, attivati dal pubblico, allora lì c'è un coinvolgimento e c'è anche l'idea di voler testimoniare visivamente questo coinvolgimento. Uno, c'è una grande quantità di influenze nel percorso nel tempo. Però senza dubbio Borges nella letteratura e anche il cinema in generale è stato di una, evidentemente l'architettura, no? Però il cinema è stato una influenza grande. E la magia dell'arte, penso, è questa azione creativa che non reside solamente in quello che il lavoro che fa. Che l'artista fa, anche in questo carattere della partecipazione, dell'interazione e della interpretazione che fa l'altro, lo spettatore. E questo elemento, secondo me, è un 50% della opera. L'interazione, esatto. Quindi diciamo una relazione speculare, direi, con con il pubblico, se altri artisti magari ci mostrano l'impossibile o territori sconosciuti, invece questa relazione speculare attraverso lo specchio, Erlich mostra molte prospettive della realtà, quello che variano sono i gradi, quindi è anche interessante poi sentire sempre le esperienze, e lì poi si sviluppa la narrazione di cui stavamo parlando, quindi è un tipo di linguaggio abbastanza unico, considerando il grado di attenzione che Erlich porta verso questi aspetti, e infatti anche unica è l'organizzazione
che viene richiesta intorno a un'esperienza simile, perché la mostra è una vera esperienza, un vero viaggio, diciamo. Salve, sono Alessandra Finzi. Vicino. Allora, io sono stata anche in Giappone, oltre all'anguilla buonissima, sono stata anche in un tempio shintoista. Ci insegnavano di osservare le pietre, gli alberi, la natura, e ci dicevano: vai, andate oltre l'apparenza e cominciate a interagire con le energie, non più materialmente. Io col mio corpo e con la materia, che può essere un albero, la corteccia, ma era interagire solo proprio con le energie della natura. E quello che ho visto in questa mostra, cercando di entrare in quello che tu vuoi esprimere, è un po' anche questa ricerca, di andare oltre questa apparenza materiale, no? Questi specchi che ti portano all'infinito, per poi avere questo vuoto dove uno si ritrova con se stesso. Meno credo. Sì, giustissimo. Aggiungerei in questo anche conciliazione degli opposti, come prima diceva il direttore, c'è questo rapporto tra pubblico e intimo. Quindi c'è un aspetto sicuramente sociale che attivano le opere di Eric, ma poi anche introspettivo. E quindi assolutamente siamo d'accordo. Buongiorno, Michela Moro, Giornale dell'Arte. Abbiamo visto nel tempo, noi fortunati che abbiamo viaggiato e visto le sue opere, tanti lavori che avevano questa intimità, penso a delle stanze con gli spazzoloni, adesso per citare i lavori molto lontani, con i secchi per lavare il pavimento, le stanze dello psicanalista, dove tu ci sei e non ci sei, per citare dei lavori molto vecchi. Volevo sapere se nel tempo, con successo, i suoi lavori hanno assunto, non ho ancora visto la mostra, i suoi lavori hanno anche assunto una dimensione maggiore, e se il richiamo della grandiosità l'ha toccato oppure no, anche avendo la tecnologia dalla sua parte. Ti sei montato la testa o no? No? Giusto. No. Sì. No, volevo essere... No, no, certo. È che il curatore deve avere il dono della sintesi. Sì. Senti, quello che mi fa pensare è delle opere in relazione alla variazione del tempo è come un po' questa idea di Eraclito, che diceva che, non so come tradurre in italiano, che nel fiume noi siamo le stessi. Pantarei. In questo senso il lavoro è trasformato nella linea del tempo, non necessariamente perché il lavoro è diverso, ma perché la lettura del lavoro diviene diversa in relazione alla devoluzione generale di quello che è la storia, il presente che cambia. Per esempio, il palazzo, questa installazione qui, è stato fatto nel 2004. Nel 2004 non solamente non aveva Instagram, non esisteva il smartphone. Allora, 2004. Allora, il lavoro è stato trasformato oggi a un'altra cosa, o insomma, no, diciamo che hai un cambio. L'opera che parlava Tommaso sopra la sala dell'aula, della classe, è un'opera che infatti è stata fatta nel 2017, prima la pandemia. Non aveva nessuna anticipazione sopra questo. Allora, dopo la pandemia, la lettura che si fa di questa opera è diversa, e quello è magico, nel senso che come l'arte ha questa capacità di essere interpretato, di cambiare, è una struttura vivente. Penso che è quello che anche permette oggi di vedere le opere delle grandi maestre del Rinascimento, e che le opere sono ancora qualcosa che non parla, e comunque che quella che era la storia
fatta l'epoca, forse era un'altra, no? In un paradigma diverso. Non so se sì. Ottimo. Bravo, grazie.